per la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi è la prima volta che registro un video dalla camera finita, appunto, tranne quello del room makeover, insomma la intro che avete visto. Anche perché quest'ultima settimana l'abbiamo dedicata a ridipingere anche la cucina e camera di May. Infatti abbiamo un po' rifatto casa, diciamo così. E manca ancora l'armadio in camera di May, poi magari ve la farò vedere. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Comunque sia, oggi siamo qui con un nuovo unboxing, ragazzi, perché finalmente mi è arrivato un pacco da Amazon. In realtà mi è arrivato già da una settimana, appunto, ma non avevo avuto il tempo di fare questo unboxing e neanche modo di farlo, perché eravamo un attimo in condizioni un po' critiche. Ed ecco qua il nostro pacco, che è un bel pacco da Amazon, ovviamente. Perché che fai? Non le ordini da Amazon le cose? Certo che le ordini da Amazon. Quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere, ragazzi, di iniziare subito questo unboxing. Ok, in realtà il pacco è un po' ammaccato perché è stato nella mia scrivania tutta la settimana, però direi comunque di andarlo ad aprire. Quindi ok, pensavo di fallire miseramente nell'impresa di aprirlo così, invece no. Andandolo ad aprire, voilà, troviamo il nostro pacchettino. Quindi lo prendiamo, questo qua a terra, e ok, l'avevamo preso pure sul contrario. Come vedete sono delle lampadine Meros, la marca. E sono le lampadine smart che si collegano ad Alexa, che si è attivata, ovviamente. Ho preso le lampadine della Meros perché erano quelle meno costose, infatti due lampadine venivano a costare 20 euro, 19,99 per la precisione, e so che sono abbastanza buone, quindi ho deciso di provarle, perché come sapete a me piacciono queste cose, quindi volevo una lampadina per la scrivania e un'altra invece da mettere lì sul lampadario, insomma, per poter fare lo sfondo colorato ai miei video. Quindi dopo le andremo anche a provare per vedere se funzionano, però direi di continuare con l'unboxing. Ok, facciamo così e si apre, perfetto. Abbiamo qui subito un fogliettino con, suppongo, le istruzioni, sì. E qua subito le due lampadine. Ok, direi di tirarle fuori e vedere un po' se sono pesanti o meno. Vorrei fare piano perché stanno un attimo 20 euro, quindi vorrei evitare di distruggerle. Ok, qua dentro non c'è più nulla. E qua abbiamo invece il nostro pack con le due lampadine. Ok, è un pack davvero molto semplice perché ci sono appunto semplicemente le due lampadine e quel fogliettino minuscolo. Nient'altro. La lampadina è abbastanza leggera. Quindi niente, ragazzi, dobbiamo metterle, dobbiamo provarle e provarle con Alexa. Ma questo lo faremo dopo perché adesso devo andare a mangiare. Quindi lascio così, poi dopo magari collego la Logitech e il Samsung Meteora al computer e mentre mi riprendo dal computer di là vi faccio vedere come setto le lampadine sull'app di Alexa. Ovviamente credo ci sia bisogno di scaricare anche l'app Meros per fare tutto, ma adesso vediamo un po' come funziona. Intanto iniziamo anche a metterle. Ok, proviamo ad avvitarla con una mano, non so quanto possa riuscirci, ma ci proviamo. Ok, è andata, perfetto. Ok, tutto a posto, perfetto. Ora dovremmo scaricare l'app, suppongo, per collegarla. Allora, andiamo subito ad aprire l'app Meros che abbiamo prontamente scaricato sul nostro smartphone. Ok, sembra tipo quelle fashion blogger o makeup artist, tipo che fanno vedere trucchi così. Ok, e ci dice: casa, non hai ancora alcun dispositivo installato, fai clic sul pulsante più per aggiungere un nuovo dispositivo. Qua sotto tra l'altro abbiamo anche tanti altri hobby che possiamo andare a vedere, tipo c'è scenari, routine, promozioni, account, che per adesso non ci interessano. Magari poi farò un video più approfondito, recensione magari di queste lampadine, e vedremo insieme come funziona. Quindi andiamo a cliccare sul più e andiamo a scegliere tra tutti i dispositivi disponibili quello che interessa a noi. Ok, si vede, noi andiamo a prendere il smart bulb. Deve lampeggiare 3 volte, quindi andiamo ad accendere qua la lampadina e vediamo se lampeggia 3 volte. 1, 2, 3. Ok, fa tantissima luce come potete vedere, e infatti sono 810 lumen se non erro. Ok, adesso possiamo proseguire. Ci stiamo collegando, in teoria dovrebbe andare bene. Nessun dispositivo trovato. Ok, allora dobbiamo fare così. Un attimo, abbiamo qualche tipo di problema, ma non riesco a farcela, boh, vabbè. Un attimo, magari ho capito qual è il problema. Forse sono collegata io alla linea sbagliata.
Ok, ragazzi, si sta collegando. In collegamento fa. Ho capito qual era il problema. Praticamente non avevo messo la linea corretta perché supporta solo la linea 2.4 GHz e io invece avevo il telefono collegato sulla 5 GHz e quindi era un problema. Ok, adesso come vedete va quest'altra schermata dove praticamente si deve inserire il codice della Wi-Fi, ma io ovviamente il codice non lo so a memoria perché quello scritto dietro al modem non l'ho neanche cambiato, cioè non ci ho manco provato, e quindi devo andare un attimo a prendere il codice che è talmente tanto lungo che ci vorrà una giornata. Ok, stiamo completando la configurazione di Smart Bulb. Bulb, quello che volete voi, collegandolo alla tua rete domestica. Ok, sta iniziando a lampeggiare di rosso, blu, verde. Cosa sta succedendo? Perché sono in paralisi? Va bene, non facciamoci domande. È quasi fatto, ok. Fa tutto lui, noi aspettiamo e poi vediamo. In teoria poi, collegandolo ad Alexa, potremmo dire Alexa accendi la luce oppure Alexa spegni la luce e cose del genere. Ok, il tuo smart bulb è stato inserito con successo. Ok, adesso è acceso. E come vedete ce lo dà tre i dispositivi di casa, appunto. Allora, se io vado a fare modifica qua sopra, che mi fa fare? Mi fa cambiare l'intensità della luce innanzitutto. Tipo adesso sta al 100% e in arancione. Ok, e va bene. Però in teoria, eccolo qua, la luce colorata che volevamo noi. Adesso abbiamo una bella luce viola sulla scrivania. Io sembro tipo, non lo so che cosa. Mettiamo un po' un verde, così sembra un po' un alieno. Ok, non sembro tanto un alieno, forse perché già sono vestita di verde, questo non so che colore sia, sempre verde, ok, perfetto. Bene, l'app funziona, come vedete qua ci sono tutte le impostazioni, c'è tutto il coso RGB da configurare, però direi che adesso mi ci metto a giocare io, perché questo video secondo me è anche durato abbastanza. Come avete visto abbiamo configurato la lampadina con qualche problemino, ma quelli sono per mezza mia, insomma, per causa mia, perché non avevo capito come lo dovevo collegare inizialmente. E dovremmo in teoria poter collegare anche l'app di Meros ad Alexa, in modo da poter utilizzare le lampadine insieme ad Alexa. Io ho ancora quell'altra lampadina qui da configurare, ma quella va lì su sul lampadario, quindi devo un attimo prima farla mettere e poi la posso configurare. Però ormai ho capito come si fa, quindi non dovrei avere grossi problemi. E niente ragazzi, io quindi direi che ci rivediamo a questo punto direttamente in un prossimo futuro per poter fare una bella recensione accurata di queste lampadine. Innanzitutto però vorrei mettere un attimo, ecco, la luce bianca, così almeno mi vedete meglio. E sì, faremo prossimamente una recensione al 100% di queste lampadine collegate ad Alexa, che funzionano, che ho capito tutte le loro potenzialità e tutto quello che possono fare, e vediamo se posso consigliarvelo o meno. Per adesso fanno tantissima luce e sì, ovviamente le proverò anche di notte in modo da farvi sapere se fanno abbastanza luce eccetera, e sicuramente nei prossimi video vedrete uno sfondo colorato, poiché ci sarà la luce sopra che mi farà da sfondo colorato. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!